Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89, siamo tornati su Resident Evil. Ragazzi, grazie mille per il supporto, io oggi sto registrando diversi video uno dopo l'altro per una questione di comodità eppure perché mi voglio divertire a giocarmelo uno dopo l'altro. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like perché stasera va avanti grazie a voi, speriamo che la mia fiducia in voi sia ben riposta. E andiamo avanti. Abbiamo trovato il Riven abbattuto, che sarebbe l'elicottero di quello di prima, che secondo me ha fatto una finaccia. E da come mi si presenta questa zona, secondo me c'è un boss. Secondo me. Porca puttana. Cotto e stracotto. Sembrano una moto, delle moto sembrano. Porca puttana! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Mi stava a grattare. Shiva, spara, Shiva, Shiva, spara. Ok. Raga, io ho fatta di nuovo, madonna mia. Ne fate spara a me, a questi, per favore? Mortacci vostra. Madonna mia. Raga, incredibile come sto riuscendo a spingere tutti i quick time event. Chi è stato? Ok, qualcuno ci sta dando una mano. Oh! Madò. Ah! Oh, la squadra Delta! Non sono abituato a vedere rinforzi nei Resident Evil, quindi non so quanto camperanno questi. Ok. Madò, madò. La squadra Delta che ha due coglioni tanti, ragazzi. Madonna mia, madonna mia. Ci abbiamo le forze, ci abbiamo. Quanto dureranno, non lo so, pochissimo. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. Oddio, forse se lo conosce, magari questo campa. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Bene, bene, bene. Quanto ne faccia quello da giapponese? Attenzione. Chris. Quel Resident Evil non l'ho giocato io. Forse il Code Veronica, non lo so, Forget it. It's nothing. Let's move out. Se lo dici tu, se lo dici tu, se lo dici tu. Allora, capitolo, fine del capitolo 2-1. Perfetto, abbiamo preso un buon B e sinceramente va bene. Dice super nemici sconfitti. Che cos'è che mi ha abbassato? Morti? Ah, le morti e il tempo. Perché comunque me la sto giocando. Ecco, vi ha detto il gioco quanto sto giocando. Me la sto giocando con molta calma. Cioè, mi sto prendendo tutto. La mia non è una runner, assolutamente. Allora, abbiamo tantissimi tesori. Abbiamo questo qui che già l'abbiamo venduto. Abbiamo il bracciale con molte pietre preziose. Me li vendo tutte e due. E va bene. Poi abbiamo la goccia. Chissà se li devo unire queste gocce qua. Sapete che non lo so. Non lo so proprio. Sapete che c'è, raga? Non lo so, io mi vendo tutto. Chi si è visto, vaffanculo a tutti quanti. Voi ditemi se ho sbagliato, perché probabilmente avrò anche sbagliato. Perché sapete, come Resident Evil 4, no? Che devi prenderti la roba e riunirle su altre cose. Ok, e possiamo acquistarci sicuramente qualcos'altro.
questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, ci abbiamo lo spray medico, non ci serve. Possiamo prenderci il giubbotto. Mi sono preso un bel giubbotto da mischia, che male non fa. Ok, quindi ce lo siamo preso. Restante non vedo niente di particolare, sinceramente. Lei la vogliamo lasciare solo con la pistola, anche se è molto utile? Non lo so, non lo so. Intanto consegno a lei, va, il cecchino. Il cecchino, guardate, glielo voglio consegnare a lei. Ma me sbaglierò, non me sbaglierò, non lo so. Quindi questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. E ci siamo dati una bella sistemata. Chissà se ho fatto bene a dare il cecchino a lei, ma tre armi io sono un pochino troppe. Così almeno lei se trova qualcos'altro. Ok, per una volta che dovessi seguirti io a te e non il contrario. Ok. Gli diamo sempre un sacco di colpi a lei, proprio la riempio per bene. Detto così sembra brutto, ma in realtà è vero. E siamo tipo a una stazione ferroviaria. Ragazzi, madonna, sto muco è una... I cavalli! Mortacci vostra, cavalli del cazzo. Tanto siete cavalli, quando sarete morti? Mai, mortacci questi. Ma questi sono iene! Aie. Non potete dirmi che una cazzo di iena possa essere così... così resistente. No. No, dai, ragazzi, per favore. Shiva, dove cazzo sei però? Ogni volta tu devi morirmi là da sola come una pirla. Ma veramente, Shiva? Vabbè, poi, ovviamente, se c'è i cani che fanno di questo... Ok. I cavalli stanno dietro, Shiva! Hanno aperto un autodromo. Ok. Arrivo. Arrivo. Madonna, ragazzi. Non si può così, eh. Allora, Shiva, aspetta un attimo. Vabbè, vada via il Q. Dai. Fammeli focussare. Questo il gioco ha deciso che deve togliermi le munizioni. Per forza, l'ha deciso il gioco. Se l'ha deciso il gioco, non è che posso... Ma dai, ma questi sono elicotteri, questi insoccani. Ma che cazzo mi hanno dato da magnà? Ma guarda che abbacchi, porco due. Oh, madonna mia. Dai, guarda che abbacchietti, regà. Arrivo. Praticamente per questi ho finito le munizioni, ragazzi. Ah, queste me le ridai a me, per favore, grazie. E siamo entrati dentro un carrello di quelli belli. Ok, qua c'erano delle bombe che abbiamo tranquillamente disinnescato, perché comunque erano abbastanza visibili. E possiamo scendere. Dai, Shiva, entra. Che abbiamo anche il cancello automatico, voglio dire, no? Abbiamo anche il cancello automatico. Ok, e siamo sotto. Ok, chiedi alla partner. Oh, ecco. Vaffanculo. Ok, quindi lei magari va, ci sta a fianco a noi, perché probabilmente chi sta con la lanterna non può sparare. Probabilmente, però se vedo le brutte, una certa, io dico, certo, faccio, senti, bella zia. Ok, qua, questa qua ce la prendiamo. Questa qua ce la prendiamo e facciamo combina con questa. Quindi già ce ne abbiamo due, non male, non male davvero. Qua sicuramente qualcuno mo viene a romperci il culo, raga. Qualcuno ce ne rompe il culo. Ok. Ok, quando te vuoi rialzare, te state zitto che te vedo da laggiù, eh. Mica lo vedo più. Ah, ecco. Bastate. Madonna, sì. Oh, finalmente una mossa. Una mossa utile. Ecco, forse questa è stata anche più utile. Ok. Qua. Madonna, ragazzi, voi non vedrete niente. Vogliamo scommettere che sta... No, questa è una lampadina normale. Ok. Io senza saper leggere né scrivere. Ok, ho preferito far così per risparmiarmi un po' di colpi, anche se pochissimi, meglio risparmiarseli.
Bene, finalmente le gallerie le abbiamo. Chiedo al partner di girare perché probabilmente. Ok. Probabilmente non ci sarà molto molto utile. Le armi ne ho pochissime, ragazzi. Pochissime, pochissime, pochissime. Ci va. Occhio, devo vedere. Le armi ce l'hai. Ok, vabbè. Fai quello che cazzo te pare, su. Ok, pure sto pezzo qua mi ricordo che c'era. Sì, ma non è che serve una mano. Eppure sta zona l'abbiamo bonificata da sti maledetti. Perfetto. Quindi ci prendiamo il tesoro qui. Comunque ragazzi, devo essere sincero, giocandoci è bello come gioco. Cioè, all'inizio ti devi abituare, poi quando ti ci abitui va bene. Ovviamente c'è cose che vanno bene, cose che non vanno bene, ma oh. Ditemi quale gioco non ha cose del genere. Ah, questo c'ha. Mortacci, quanto le odio questi. Ok, allora devo dare. Consegno un bel po' di colpi a lei. Lei mi dà questa, così almeno io ho un'arma abbastanza importante. Qua non c'è niente. E andiamo avanti. Saliamo, saliamo. Qua. Quanti però, quanti? Ok. Uno mi ha dovuto colpire per forza. Ok, qualcuno mi ha tirato una bella. Senti, ma se esplodessi te. Oh. Eh? Che dici, vaffanculo, va. Usiamo questo. Che per il momento a me. Io me la cavo anche così, non è un problema. Quindi, questa la raccolgo io. Questa la raccogli tu. Ok, questa la raccolgo io. Perfetto, perché se faccio centrale no, non mi dà niente. E ce ne andiamo qua. Due incendiarie sembra poco, ma fidatevi che su sto gioco qua è tanto. E ce ne andiamo via. Probabilmente adesso ci sarà un nuovo salvataggio. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video di oggi vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, al vostro 589. Ciao ragazzi. Mua. Oggi vi lancio un bacio, così, perché...